Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, è Ale Giommi che vi parla e adesso via con le news, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per poter restare continuamente aggiornati e lasciate un mega pollice in su se vi è piaciuto il video. Robert Whittaker sconfigge Kelvin Gastelum al termine di 5 round. Il main event della Fight Night UFC Apex Las Vegas del 17 aprile ha visto avere la meglio il numero 1 del ranking dei pesi medi. Il match si è concluso al termine di 5 round per decisione unanime, con Whittaker che ha gestito molto bene i round e che oltre ai punti ottenuti con delle ottime combinazioni di pugni e calci, con buone risposte di Gastelum per quanto riguarda le fasi di striking, guadagna punti importanti e che hanno fatto probabilmente la differenza nelle fasi di lotta a terra, mettendo a segno diversi takedown e tenendo sotto l'avversario. Con molta probabilità il fighter australiano, ex campione della divisione dei pesi medi, avrà la possibilità di un rematch contro il campione, The Stylebender, Israel Adesanya, con il quale perse il titolo il 6 ottobre 2019 a UFC 243 per KO tecnico al terzo minuto del secondo round. E noi, come sempre, saremo qui ad attendere ulteriori news. Incredibilmente, nella serata di box organizzata da Thriller, lo youtuber Jake Paul sconfigge al primo round l'ex campione di MMA dei pesi welter della One Championship e ex fighter UFC Ben Askren. La sfida termina al minuto 1:59 con un 1-2 micidiale da parte di Paul che stende Askren e costringe l'arbitro a stoppare la contesa. Nonostante entrambi avessero pochissima esperienza nel pugilato, il match era molto atteso per via del grande seguito online dello youtuber al suo primo match con un fighter professionista. Chiudiamo facendo un salto ai campionati europei di judo che si stanno svolgendo in Portogallo per segnalare la conquista della medaglia di bronzo da parte dell'atleta della nazionale italiana Christian Parlati, che dopo essere passato alla fase di ripescaggio ha battuto Sami Kouchi e Henry Egutize, ottenendo il gradino più basso del podio. Anche per oggi è tutto, gente, restate sempre connessi con noi, and remember, fight, we are the shield of wrestling. Alla prossima!